Ecco, lì ci sono dei sentieri leggermente più ripidi che per ora non posso fare per ovvi motivi: troppa pioggia e poca attrezzatura e troppo peso addosso in generale proprio. Qui c'è una casetta che la trovo semplicemente meravigliosa, ed è la casa dei miei sogni, è la casa che avrò un giorno in futuro, non tanto lontano, datemi una decina d'anni di tempo. Adesso si arriva alla grotta di Cividate Camuno, è una grotta bella lunga che attraversa tutta la montagna. Spero di essere sola, lo preferisco decisamente, lo preferisco. Ecco, strada verso Daffo Boario Terme, e adesso posso anche posare un po' l'ombrello. Sì, mi sembra che sono sola. In effetti mi sembra che sono l'unica matta che è uscita con questo tempo. Chiudiamo un po' l'ombrello. C'è l'eco dei miei passi qui sotto, mi sono già girata 3 volte, proprio paranormal activity proprio. Ecco, perché l'allarme antigente dovrebbero mettere l'allarme antifantasma. Stiamo per uscire dall'inferno. Di solito alla fine di questa galleria c'è un paesaggio spettacolare. Adesso credo che sia un po' offuscato dal maltempo. Spero di riuscire a mostrarvi qualcosa. Ecco, si comincia a sentire il rumore del fiume. Ecco la luce in fondo al tunnel finalmente. Che se dal telefono si vede poco e niente. Sotto c'è pupù a quantità industriale. Vabbè, colpa degli incivili che non alzano la pupù dei propri cani. Io ne ho 2 e l'ho sempre alzata, ma lasciata a terra. Ecco, comincia a venire un po' di arietta più calda. Si apre di nuovo l'ombrello. Vai ombrello, scelgo te. Mi riposo 2 minuti, anzi 2 secondi.